Ciao amici di Italia Top Games, dopo la sconfitta di ieri, devastante, cioè una più devastante di un'altra, queste due sconfitte, dobbiamo rimetterci in carreggiata. Ci sono ancora sei partite, dobbiamo fare cinque vittorie. Adesso dobbiamo anche iniziare a pensare al discorso salvezza, perché mancano 10 punti. Non ci sarebbe niente di male a concludere in divisione 3 e poi riprovare una nuova run per arrivare ovviamente in divisione 2. Però una sconfitta peggio dell'altra, ne ho fatte tante di vittorie io all'ultimo secondo e a sto giro ne ho beccate già due in questa run. Anche basta, direi, anche basta. E stiamo un po' a vedere quello che succede in questa nuova partita e concludiamo questa prima metà di run che per il momento ci ha dato una soddisfazione, una vittoria, due sconfitte ed un pareggio. Mamma mia, ragazzi, è devastante questa run, veramente mi sta piegando, ma mi piego ma non mi spezzo. Vediamo un po' oggi con chi ci abbiamo a che fare. Divisione 3, FC Pirateria. Non penso che sia pirateria. Comunque, vediamo che succede. Milan, no, mettiamo bianco per il Milan e noi manteniamo azzurro. Schema di gioco, bene così. Ah, pure Odegaard è giù. Urca qui, Eto'o, Richarlison, Bebeto, Bellingham, De Bruyne, De Rice, Hernandez, Bastoni, Van Dijk e Pujol e Dida a po' in porta. Aia, Dida in porta. Vabbè, vediamo che succede. Vediamo che succede oggi. Io ancora penso alla sconfitta di ieri, ragazzi, terribile, terribile. Avversario ottimo, non, assolutamente. Mi sono dimenticato di mostrarvelo, dopo vi mostro sia quello di stasera che quello di ieri. Ben ritrovati amici telespettatori, un altro appuntamento calcistico di spessore che vi offriremo in esclusiva. Oggi assolutamente c'è da vincere, ora non c'è altro. Il pareggio non serve a niente, è come una sconfitta. Per la promozione, ovviamente, per la salvezza invece conta anche il pareggio. Questi 90 minuti di spettacolo. La famosa curva sud del Milan, un esempio unico di devozione e attaccamento ai colori. Ci prova di nuovo. Bene, un signor gol. partiamo Le è bene. bastato un attimo per impadronirsi della partita. Sapeva che la squadra aveva bisogno di una sua giocata ed eccola, è quello che fanno i grandi campioni. Hanno trasformato una situazione difensiva in un contro. Ecco c'è. Hanno mollato un po' il colpo dopo aver segnato e hanno iniziato a difendere in maniera un po' pigra. Loro invece ci hanno creduto subito e hanno schiacciato il piede sull'acceleratore. Un pareggio immediato e meritato. Meritato, vabbè. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. Che gol, Fabio. È rimasto lucido anche dopo gli sforzi profusi per liberarsi dagli avversari. Si ricomincia da una situazione di parità. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Richarlison, a sinistra con il passaggio. Lo sposta di peso e gliela porta via. C'è Messi? Qui può partire il contropiede. E passa! Occasione d'oro. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta.
c'è l'opportunità per il contropiede. Ferma l'azione in modo falloso, si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Pallone lungo, no, la precisione lascia davvero a desiderare. Richarlison, la palla è ancora loro, riprende l'azione d'attacco, si ricomincia dal portiere, il portiere la spedisce su, occasione per il contropiede. Pavard, vede lo scatto e cerca la profondità. Attenzione, può avanzare e tirare. Hernandez, cross di Teo Hernandez. Ci mette una pezza, ben fatto. Si sono salvati e le probabilità non erano dalla loro parte. Possono respirare. Intervento provvidenziale. Compagni e mister devono ringraziarlo. De Bruyne. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. E la difesa dice di no. Richarlison lancia il compagno in profondità. Eto'o! Ammazza Eto'o. Supera il diretto avversario. Parata strepitosa di Sommer. Grande Sommer. Certo, non un intervento di routine. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Che pallone gli ha dato. Ci prova. Sbaglia, evitando di farsela rubare. Vai, 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 vai. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Prova a darla profonda nello spazio. Hernandez. Costruiscono la manovra con sicurezza. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Se ne va. Bravo. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto... Ecco il tiro! E c'è il gol dell'Italia! Con questo gol sono di nuovo in vantaggio. Un tiro incantevole che va a battezzare l'angolo e non lascia scampo al portiere. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. No! Chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. De Bruyne. Richarlison. Sceglie di andare per vie verticali. Modric. La mette in avanti. Errore qui, pallone sprecato. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ecco Eto'o. Pallone interessante in verticale. C'è spazio, prova la conclusione. E poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. Avevano fatto tutto bene fino alla conclusione. Scatto perfetto, imbeccata nello spazio da manuale. È peccato per il tiro. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Spazza il pallone senza fronzoli. Primo tempo davvero interessante. Dura pure oggi, molto da fare. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scatto. Non cambiamo nessuno per il momento. Le occasioni sono state tante, le squadre vanno a riposo con un solo gol di distanza, ma si ha l'impressione che il risultato possa cambiare da un momento all'altro. Una partita quantomeno imprevedibile. Tu, calcio di punizione per l'Italia. Prova il passaggio lungo, la giocata però non gli riesce. Casemiro.
Messi, passaggio fantastico, ha spazio per il tiro. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. C'è il colpo e l'estremo difensore si supera. Va sul rimbalzo. È decisamente fuori. Sbagliatissimo qua. Si è mosso, è stato bene. Troppo frettoloso. Quando sembrava fatta, ha sbagliato. Troppo frettoloso. Ha spazio per cercare il gol. Ci prova con un pallone profondo. Mohamed Salah ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Bell'anticipo, ora possono ripartire. No. Prova a verticalizzare. Pallone nello spazio. Pericolo. Che rischio si è preso con questo pallone? Difensori incollati a uomo, la manovra offensiva fatica a respirare. Sì, certi elementi sono sempre sorvegliati speciali. La difesa non li perde di vista. Bellingham. The attendance for this match was 81,007. L'anticipo sembra quasi prevedere il futuro. Giocata difensiva di grande spessore. Prova a darla profonda nello spazio. Ecco un'occasione di contropiede. Vede lo scatto e cerca la profondità. Qui deve tirare. Ah. Poco sfortunati qui. Era un'occasione ghiotta, Fabio. Non ha trovato la porta, ma la difesa avversaria ha avuto un brivido. Allora, proviamo Neymar e basta, perché non ho altri cambi da fare. Anzi, mettiamo un Militao qui, via. Substitution for Milan. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Richarlison coming on the field. Number 4. Neymar sceglie di andare per vie verticali. Allora interessante in verticale. Number 11. La gioca in profondità. Opportunità di ripartire. Di Arrascaeta. Number 26. Da lì può concludere. Substitution in progress. Scavalca la difesa con un pallonetto. È esattamente questo l'approccio che devono adottare se vogliono provare a riaprire la partita. Ma speriamo di no. Un'altra scelta, devono solo attaccare. È proprio così. Puyol. Casemiro, arriva la palla. Hernandez vede lo scatto e cerca la profondità. Davids difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Provano a partire in velocità, va alla ricerca di un compagno davanti. Casemiro la dà indietro per evitare grane. Virgil van Dijk. Pujol prova a darla profonda nello spazio. Palla filtrata per Neymar. Ottima difesa, doveva essere fermato. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Può vedere la porta da lì. C'è il retropassaggio. Ed è Militao. Palla filtrata per Messi. Deve solo tirare. Cercano l'azione veloce.
tenta Filippo Inzaghi, supera il diretto avversario, prova con il tocco basso. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti pur senza sbilanciarsi troppo. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Dai ragazzi, teniamo duro, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Palla in avanti verso il compagno, sceglie di andare per vie verticali. La loro caparbietà è evidente, purtroppo quello che manca è il tempo. Si avvicina alla porta, occhio alla conclusione, un palo clamoroso. Non parlo, ragazzi. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. E sbaglia completamente il suggerimento. Eder Militão ci prova con un pallone profondo, sceglie di andare per vie verticali. Difesa molto distratta in questa occasione, non possono permettersi di perdere la concentrazione così. There will be 1 minute added time. Holland, pallone interessante in verticale. Ragazzi, portiamo via questi tre punti fondamentali. Molto positivo e la vittoria pienamente meritata. E andiamo avanti, Siamo a metà run, siamo a media salvezza. Speriamo di migliorare nella seconda run, ma intanto già arrivare alla salvezza sarebbe già qualcosa e poi riprovare. Vediamo. Intanto ci portiamo a casa questa vittoria fondamentale. Al prossimo video. Ciao!